40 anni dalla scomparsa di Pierpaolo Pasolini, di verità, menzogne e fantasie ne abbiamo ascoltate moltissime. A partire dallo scorso 2 novembre, anniversario della sua morte, ricordi su questo scrittore difficile e dolente hanno affollato giornali, televisori, social network. Ma una prospettiva meno nota di altre riguardo la morte di Pasolini la bozza il quotidiano Libero un mese fa. E se Pasolini, l'artista scomodo, troppo avanti per quegli anni 70 sospesi e ovattati nei quali viveva ed è morto, non fosse mai stato ucciso? Se quello che ci hanno raccontato non fosse stato il delitto d'impeto di un ragazzino, né un concerto di assassini a sfondo politico? Tutto comincia dalle dichiarazioni di un amico di Pasolini, il pittore Giuseppe Zigaina. Racconta che lo scrittore avrebbe orchestrato il suo suicidio per anni, pianificando la scena come in uno dei suoi film. Anzitutto, sostiene questo caro amico, il 2 novembre, giorno dei defunti, era la data perfetta. Ed era perfetto che fosse una domenica, giorno in cui aveva perso la vita il fratello di Pasolini, Guido, un partigiano finito da guerriglieri comunisti nel 1945. Di domenica, infatti, muoiono quasi tutti i protagonisti delle sue storie. Pasolini, attratto dal baratro e dall'oblio, si sarebbe fatto uccidere, ucciso sotto i colpi di bastone, recita un suo scritto, quello che sembra una profezia. Sceglie di farsi ammazzare a Ostia, spiega Zigaina, Ostia che in latino vuol dire vittima sacrificale, un suicidio per delega, secondo il pittore, nove le poesie in cui Pasolini avrebbe descritto fasi e ragioni della sua morte. Poi, tra i particolari intricati che Zigaina riferisce come stranissime, impossibili coincidenze, la struttura di un componimento poetico, dichiara testualmente il pittore. La 467 del volume Le poesie di Garzanti, pubblicata appena morto Pierpaolo, è composta a epigrafe. Tutti i tipografi chiamano la composizione a righe centrate epigrafe. L'unica poesia composta in questo modo, tutte le altre contenute nel libro sono a righe sbandierate da sinistra verso destra. Epigrafe, chiede il pittore, non è forse sinonimo di annuncio mortuario nel linguaggio comune? L'allora 17enne Pino Pelosi, passato alla storia e condannato come l'omicida di Pasolini, sapeva del piano di morte sviluppato nella mente dello scrittore? Chi lo sa, commenta Zigaina, Pasolini, quella notte, avrebbe provocato la rabbia furibonda di Pino Pelosi, infrangendo le regole della prostituzione maschile e cercando di violentarlo con un bastone di legno. Da qui in poi la colluttazione raccontata, smentita, poi arricchita di personaggi nuovi nelle interminabili confessioni di Pelosi una volta scontato il carcere. Ma quella colluttazione mortale non sarebbe partita da altro, secondo questa creativa teoria, che da una provocazione di Pasolini per procurarsi la morte. Pasolini, sostiene il suo amico, non poteva permettersi di morire per un cancro o in un incidente stradale. Piuttosto deve attendere che il 2 novembre coincida con una domenica, ed è già in ritardo rispetto alla morte del Cristo avvenuta a 33 anni. Ne saranno passati in tutto 20 quando metterà in atto il suo progetto, muore infatti a 53 anni. Fantasia mescolata con dettagli di una precisione chirurgica, coincidenze che sembrano fatali, l'ennesima voce, l'ennesima storia, un altro mosaico colmo di tasselli a disegnare una fine che somiglia al suo protagonista, come lui, misteriosa e indimenticabile.